developing now a natural gas explosion in the northern part of Texas. We're hovering about 3/4 mile away from this fire, and the heat is incredible up here in the cockpit. Un'esplosione nel gasdotto di Baumgarten in Austria ha provocato almeno un morto e 18 feriti. Un forte boato ha svegliato questa mattina, poco dopo le 7:30, gli abitanti di Colle Cretone di Mutignano, frazione di Pineto. Ad esplodere una conduttura della SNAM. In Polonia l'esplosione di un gasdotto provoca la morte di almeno 3 persone. Un accumulo di gas nel sottosuolo è stata la causa dell'esplosione alla torre Pemex della compagnia petrolifera messicana. Sono 26 le vittime dell'esplosione avvenuta in un impianto di stoccaggio e distribuzione di gas ai confini tra Stati Uniti e Messico. Stato di emergenza in California a causa di una fuga di gas metano. Quella che vedete alle mie spalle è la vecchia centrale di gas dell'ENI, che è in disuso e che nel progetto della Gas Plus dovrebbe servire per ristoccare il gas. Cosa accadrà? Gas de France, SEA e Gas Plus realizzeranno il nuovo centro di stoccaggio gas San Benedetto del Tronto, 500 milioni di metri cubi a 3.000 metri di profondità nelle cave naturali di un giacimento di metano oggi esaurito. La zona interessata sarà quella al confine fra Fosso dei Galli e l'Agraria, alla fine di via Valtiberina. Mettere una centrale di stoccaggio sotto una città è una cosa che non è mai successa al mondo per la pericolosità estrema che presenta questo tipo di impianto. Venire a sapere qualche anno fa che a San Benedetto e a Porto d'Ascoli avrebbero adottato questo criterio è sembrato un po' un'assurdità per tutti. Una centrale non è esattamente un nodo indolore. Cioè, piazzare una centrale del genere a poche centinaia di metri dalla popolazione, con tutti i rischi che ne conseguono dal punto di vista degli incidenti rilevanti, sono centrali sottoposte alla SEA-SU2, sono centrali che teoricamente dovrebbero essere tanto controllate, sono centrali che hanno emissioni fuggitive continue, sono strutture che sono abbastanza incompatibili con la vita di una città come San Benedetto del Tronto, soprattutto in chiave turistica. L'ARPAM di Ancona ha sottolineato che potrebbe non esserci una tenuta geologica adatta a questo stoccaggio, quindi potrebbero esserci perdite di gas e rotture del pozzo tali da provocare esplosione. L'ARPAM dice: in generale non è pertanto consigliabile allocare depositi di gas in queste zone perché, anche se inizialmente le installazioni non presentano perdite, prima o poi esse si verificheranno. Il fattore da tenere in considerazione non è se il deposito presenterà perdite, ma quando lo farà. Questo è il problema che ha creato appunto l'ARPAM di Ancona, al contrario di quello invece che diceva l'ARPAM di Ascoli Piceno. Abbiamo tutte quelle condizioni per le quali uno stoccaggio non dovrebbe essere realizzato. Lo stesso Regio Decreto del 1934 diceva che situazioni del genere devono essere fatte in aperta campagna e molto lontano da zone abitate come appunto San Benedetto. Un impianto di stoccaggio di gas in sotterranea non è altro che un impianto che consente di iniettare ad alta pressione del gas naturale prelevato dalla rete nazionale in depositi sotterranei e successivamente di reestrarlo e di reimmetterlo nella rete nazionale. Nel caso dello stoccaggio di San Benedetto, come in tutti gli stoccaggi in Italia, vengono utilizzati dei giacimenti di metano esauriti. C'è questo giacimento da 500 milioni di metri cubi nel sottosuolo che vorrebbe essere, una volta finito il gas da estrarre, utilizzato per essere riempito. Non pensatelo come una cavità, non è una cavità. È semplicemente, come possiamo definirla, una spugnasciutta in questo momento che una volta rimesso il gas dovrebbe riempire i pori. Questi pori sono in comunicazione con gli altri perché una delle caratteristiche più importanti per un giacimento è non solo la permeabilità ma anche la porosità. Cioè questa struttura dovrebbe essere adatta a ospitare del nuovo gas. La roccia porosa che costituisce il giacimento e che deve contenere il gas al suo interno è ricoperta da uno strato roccioso che è chiamato cap rock e che dovrebbe impedire al gas di tornare in superficie. Dovrebbe impedire perché? Perché a volte a causa di movimenti tellurici
o addirittura a volte della pressione eccessiva per l'iniezione del gas può fratturarsi e quindi consentire al gas di tornare in superficie. Generalmente uno stoccaggio è costituito da tre elementi: dal giacimento nel sottosuolo che deve ospitare il gas metano, da una centrale di stoccaggio e dai pozzi. La centrale di stoccaggio è costituita da un impianto di compressione e da un impianto di trattamento. Il progetto prevede la perforazione di 6 pozzi. La caratteristica di questi pozzi è che sono pozzi orizzontali sotto tutto il territorio di San Benedetto. È stata scelta questa soluzione proprio perché l'elevata antropizzazione del comune non consente la realizzazione di ulteriori pozzi per iniettare ed estrarre gas dal giacimento. Questa centrale dovrebbe avere una sistemazione nel quartiere agrario di Porto d'Ascoli e utilizzare il giacimento che si estende in gran parte della città. Non coinvolge, come la maggior parte della gente pensa, soltanto i cittadini del quartiere agrario, ma un po' tutta la città. Dallo stoccaggio abbiamo 50 metri la prima casa, a 180 metri circa Fosso dei Galli, a 200 metri la zona agraria, a 900 metri circa delle scuole, abbiamo l'autostrada a circa 40 metri, il raccordo a circa 600 metri, quindi abbiamo tutte quelle condizioni per le quali uno stoccaggio non dovrebbe essere realizzato. Uno stoccaggio del genere prevede 3 fasce di attenzione, così come viene definito da tutte le normative SEVE sono in vigore. Lo stoccaggio del genere prevede fasce di attenzione che possono arrivare fino ai 600 metri. Per dove andrebbe messo lo stoccaggio che andiamo a prendere? Case, chiese, scuole, autostrade? Cioè prendiamo un bacino pericolosissimo per questo tipo di attività. I pericoli di un impianto di stoccaggio gas ci sono sicuramente i jet fire e i flash fire, questa esplosione verticale che potrebbe benissimo sprigionarsi in senso orizzontale. Ecco perché torniamo al discorso delle fasce di pericolosità. Sprigionandosi in senso orizzontale, queste potrebbero prendere centinaia e centinaia di metri. Il flash fire l'abbiamo visto in Arizona, l'abbiamo visto in altre situazioni. Un innesco del genere fa esplodere completamente l'impianto. Un impianto che lì stava nel deserto. Qui stiamo parlando di un impianto che sta sopra una città. Bisogna sottolineare che la Commissione Tecnica Ministeriale nel 2012, quindi i tecnici che partecipavano al tavolo della valutazione d'impatto ambientale, avevano preso in considerazione l'ordinanza abbastanza vecchia del 2003, che considerava questa zona con un grado di sismicità pari a S6, cioè pericolosità medio-bassa. Caso abbastanza strano, perché nel piano urbanistico del porto di San Benedetto nel 2011, quindi un anno prima del tavolo della valutazione di impatto ambientale, hanno attuato invece le norme tecniche NTC del 2008-2009, uscita l'ordinanza. Quindi l'anno prima hanno utilizzato un'ordinanza più giovane, l'anno dopo hanno utilizzato un'ordinanza più vecchia. L'analisi del rischio sismico che abbiamo fatto per il sito di San Benedetto del Tronto si è basata su 4 lavori. Il primo si chiama DIS, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un lavoro di carattere nazionale dove vengono riportate tutte le sorgenti sismogeniche singole e composite. E per il sito di San Benedetto del Tronto abbiamo la presenza di più sorgenti sismogeniche. Una importante è la Southern Marche. Questa ci dice che il sisma di massima magnitudo che può capitare nell'area di San Benedetto in termini di magnitudo momento è di 5.9. Poi ci sono altre sorgenti come la sorgente individuale denominata Offida. Anche qui la massima magnitudo momento è 5.9. E quindi scopriamo, andando a vedere questo lavoro, che esistono delle sorgenti sismogenetiche prossime all'area dove si vorrebbe fare lo stoccaggio. Un secondo studio che abbiamo valutato è quello delle carte di microzonazione sismica, che danno un'informazione di come si comporta l'energia rilasciata dal terremoto una volta che dal sottosuolo arriva in superficie. Delle aree reagiscono amplificando l'energia e delle aree invece assorbono l'energia. Un terzo lavoro di carattere internazionale si chiama World Stress Map, è una cartografia di riferimento sullo stress tettonico dell'area di San Benedetto. Questi dati derivano da pozzi per esplorazione di idrocarburi e ci danno informazioni se questi pozzi fatti per la prospezione intercettano delle faglie. Nel caso dell'area di San Benedetto del Tronto sono intercettate queste faglie, ci sono delle aree di rottura che vanno intorno ai 2000-2100 metri di profondità e ci forniscono dei dati di fratturazione.
Il quarto lavoro, che è Anthropogenic Triggering of Large Earthquakes, fatto dal professor dell'Università di Bologna Mularja, è un ricercatore degli NGV, Andrea Bizzarri. Questo lavoro fornisce delle informazioni molto importanti. Terremoti che sono pronti per rilasciare energia possono essere innescati da piccole quantità di pressione generata dall'immissione di fluidi nel sottosuolo, quindi liquidi o gas. Questo ci fa capire che andando a immettere gas nel sottosuolo in un'area dove una faglia è pronta per rilasciare energia, basta una piccola quantità di pressione per far scattare il terremoto. Inoltre questo studio ci dà informazioni sui tempi di ritardo delle onde di pressione. In particolare vengono fatte delle analisi di breve e di lungo periodo. Una volta che si mette un pozzo in pressione, abbiamo l'onda di pressione che si distribuisce fino a 6 km di distanza, con un tempo di ritardo anche di 150 giorni. Nelle analisi di lungo periodo si è visto che caricando il gas per anni si possono avere onde di pressione fino a 18 km di distanza con un tempo di ritardo di alcuni anni. Uno stoccaggio di gas nel sottosuolo di San Benedetto aumenterebbe il rischio sismico, perché immettendo dei gas nel sottosuolo si anticipano i tempi di ritorno. Per quale motivo non si è mai fatto uno stoccaggio di gas in corrispondenza della città densamente popolata? Noi stiamo parlando del fatto che del gas dovrebbe essere immesso nel sottosuolo e che esperienze precedenti ci hanno dimostrato che questa operazione genera dei microterremoti. Vuol dire che due blocchi si sono mossi fra loro. Il piano che separa questi blocchi è una via preferenziale del gas. Quello che si teme è il fatto che queste spaccature nel terreno potrebbero portare il gas in superficie e generare qualche incidente, per esempio, magari un sottoscala che si riempie di gas o un'esplosione e così via. Il giacimento di San Benedetto è proprio una struttura di questo genere, è sotto una cupola e confinato da falde. Negli studi fatti dall'Università di Urbino, ripetuti dall'Università di Bologna, è stato constatato che questi pozzi hanno creato problemi di subsidenza anche di qualche centimetro, creando problemi ai fondaci della zona dell'Agraria, nel momento in cui i fognature principali non avevano poi più la corsa per andare verso il depuratore. Ora, riproporre l'immissione e l'estrazione, quindi lo stoccaggio di questo gas in quest'area, significa riproporre fortemente il problema della subsidenza. La liquefazione è un fenomeno molto importante che si verifica soprattutto dove ci sono le sabbie sciolte proprio nella zona costiera. Ed è un fenomeno che si può verificare nel momento in cui ci può essere un terremoto di magnitudo pari a 5,0 della scala Richter. Questo significa che siamo a forte rischio di liquefazione. Nel momento in cui si verifica il terremoto c'è il costipamento della sabbia e quindi si possono verificare cedimenti delle strutture, possono spezzarsi le tubature principali e quindi fuoriuscita di gas. Invece, se si spezza il pozzo durante un terremoto, possono verificarsi delle esplosioni. Inoltre, c'è il problema dell'esondazione qui da noi. Dal 1930 in poi si sono verificate grandissime esondazioni che hanno ricoperto l'area per circa 1,5 metri, anche 2 metri. Questo significa che un impianto di stoccaggio in quest'area potrebbe essere ricoperto da 2 metri di acqua, colpa dell'esondazione del fiume Tronto che intorno ogni 15-20 anni si ripresenta. Un impianto del genere deve avere 2 sistemi di sicurezza riconosciuti per legge attraverso le famose SEVESO. Un sistema interno all'azienda stessa, a salvaguardia degli operai e delle strutture che sono all'interno dell'azienda, e un secondo piano che è invece quello esterno verso la popolazione. Quello esterno comporta che se dovesse succedere un incidente del genere su uno stoccaggio, tutti dovrebbero chiudersi in casa, tappare le finestre, mettere addirittura i nastri adesivi intorno alle finestre, perché non basta solo tapparle, bisogna blindarle, mettere dei panni bagnati sotto le porte, evitare che ci sia un contatto con l'ambiente esterno. Questo fa sì che tutte le attività e le aziende che stanno vicine a questo stoccaggio gas, gli alberghi, i bar, i ristoranti, devono predisporre necessariamente dei kit. Questo piano di emergenza e di evacuazione è impossibile da realizzare. I sistemi si realizzano su aree ben definite, recintate, chiuse, delimitate.
questo impianto che ha avuto questa valenza positiva di valutazione di impatto ambientale, secondo me ha avuto delle forzature notevoli per riuscire ad ottenere questo stato di cose. Le scosse di terremoto sulla costa orientale spagnola continuano 5 giorni dopo la sospensione delle iniezioni di gas nel deposito sottomarino di una vecchia piattaforma petrolifera in disuso. Parece che hai una correlazione. Sembra che ci sia una correlazione, una relazione diretta tra le iniezioni di gas effettuate in questo deposito sotterraneo a 22 km dalla costa e i microsismi avvenuti negli ultimi 15 giorni. Il sottoscritto nel testo ha scritto che protestare è un suo diritto, quindi non resta zitto, mi viene distinto parlarti di tale argomento. Non voglio lo stoccaggio del gas, San Benedetto, più rispetto per noi. La questione dello stoccaggio del gas per me nasce con il consiglio comunale del 2011, perché prima di allora non se ne sapeva niente. E è chiaro che subito abbiamo compreso che era importante creare un'associazione, un comitato che desse trasversalità alla battaglia e quindi unisse le forze. Nel 2012 nasce Ambiente e Salute nel Piceno. C'era una situazione piuttosto quasi omertosa intorno a questa questione. Quindi ci siamo avvalsi di tutti gli studi che erano già dentro la valutazione di impatto ambientale. Infatti abbiamo fatto diversi accessi agli atti al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente, e li abbiamo studiati e li abbiamo fatti studiare. Come primo scopo dell'associazione ci siamo prefissi quello di informare, quello di rendere comprensibile a tutti una cosa che in realtà era molto complessa e molto tecnica. Nella presentazione del progetto, il quartiere Sentina, poco abitato, è stato inserito al posto di Porto d'Ascoli, densamente abitato, dove dovrebbe andare in realtà l'impianto, nel quartiere di Porto d'Ascoli. Ma nel progetto viene denominato come quartiere Sentina, quindi risulta che questo impianto sia messo poi in un posto semidisabitato. Il secondo punto è la distanza dell'impianto dall'autostrada. In realtà è stata presa in questo progetto una distanza in modo tale da far risultare una lontananza da quella che è una via di scorrimento molto importante. Altro aspetto importante, il rischio sismico. Io fior di professori che inizialmente sostenevano che quella non è una zona sismica, è una zona tutto sommato tranquilla. Purtroppo all'interno del progetto venivano considerate delle normative antecedenti a quelle che poi dopo erano le normative vigenti, quindi anche lì ci sono stati degli errori. Poi c'è un altro aspetto particolare che abbiamo evidenziato, che è stato quello della classazione del rischio idrogeologico. C'è un bacino che può essere a rischio idrogeologico, secondo noi. Secondo invece al tempo l'autorità di bacino, in realtà questo problema non c'era, tant'è vero che l'hanno ridotto come rischio. Questi 4 elementi, in prima battuta abbiamo pensato che fossero degli errori e quindi abbiamo inoltrato un'istanza in autotutela dicendo a tutti gli organi, a tutti gli enti che si sono occupati via via di questa situazione, detto, guardate, state attenti per il semplice fatto che ci sono degli errori nel progetto, andateli a correggere. Tu, ente pubblico che hai preso in carico questo progetto, chiedi a chi te l'ha presentato di risistemare tutto oppure blocca il procedimento. Abbiamo spinto in più sensi, incontri, diffide, lettere, via dicendo. Non c'è stato un cambio di progetto. Allora non c'è più un semplice sbadataggine, sia da parte di chi presenta il progetto, ma sia da parte di chi lo deve controllare. Ecco allora l'esposto presentato a 3 procure, con Ascoli Piceno e Roma, con tanto di documenti evidenti, chiari, precisi, abbiamo detto andate a controllare. Ma noi abbiamo guardato anche a chi doveva ricevere e correggere, parlo degli enti, quindi noi abbiamo messo al vaglio della magistratura quello che era secondo noi un elemento molto importante. Poco prima di Natale convocammo una conferenza pubblica, chiedemmo il rinvio o meglio l'aggiornamento dei tempi per presentare i ricorsi, da lì cominciamo e cominciamo a raccogliere l'unità dei cittadini. C'è stata una contrarietà a questo impianto da parte della città molto forte. Una delle manifestazioni più importanti è stata una fiaccolata che insomma si è snodata per la città e che ha avuto carattere nazionale. La cosa che lascia perplessi è la lungaggine di questa procedura. Sono state infrante tutte le regole.
perché sono state date all'azienda proponente delle agevolazioni che non sono accettabili. Abbiamo trovato una relazione al bilancio 2010 annuale della Stogit, società di riferimento dell'ENI, quindi italiana, che in merito ad un impianto analogo a quello di San Benedetto, quindi in un altro posto, nella sua relazione al bilancio, questa, dice delle cose pazzesche, perché dice, guardate, che la gestione di un sistema di stoccaggio implica una serie di rischi di malfunzionamento e di imprevista interruzione di servizio non dipendenti dalla volontà di Stogit, quali incidenti, guasti, malfunzionamenti di apparecchiature e sistemi di controllo. In particolare, eventi straordinari nella realizzazione e gestione dei pozzi potrebbero essere cause di danni a persone eventualmente coinvolte o di danni rilevanti a cose e ambiente. Le eventuali interruzioni di servizio e gli obblighi di risarcimento causati da tali eventi potrebbero determinare riduzione dei ricavi o incrementi dei costi. Attenzione, non si pone un problema, faccio dei danni, uccido una persona, la ferisco, gli creo meno. No, è un problema per loro perché hanno degli aumenti dei costi. Che cosa dice? Ed ecco qui la cosa forse che ha impressionato me, ma tutti quanti. Aggiunge, benché Stogit abbia stipulato specifici contratti di assicurazione a copertura di alcuni tra tali rischi, le relative coperture assicurative potrebbero risultare insufficienti per far fronte a tutte le perdite subite, agli obblighi di risarcimento e agli incrementi di spesa. Qui il bilancio lo dice, non è che se ci saranno, dice solo quando ci saranno. Allora, di fronte a questi problemi non c'è neanche una possibilità di risarcire il danno a queste persone. Nel 2011 fui uno dei primi a partecipare a una storica e famosa fiaccolata che si tenne a Centro Cittadino con tutte le associazioni per manifestare proprio la contrarietà della città e del territorio. Nei mesi a seguire, negli anni a seguire, ci fu una condivisione generale per cui andammo in consiglio comunale e all'unanimità si votò un documento che diceva che il comune di San Benedetto era contrario, quindi invitava la regione a fare i suoi passi e il governo, il ministero, ad adeguarsi a quello che era la volontà popolare. All'unanimità la regione si è pronunciata contro qualsiasi tipo di proroga. Sono fiducioso perché c'è una città che segue e c'è una volontà comune contraria allo stoccaggio del gas a San Benedetto del Tronto. Il segreto è che noi puntiamo esclusivamente sui diritti di cittadinanza. Non puntiamo sull'ambiente. L'ambiente è uno dei diritti, ma i diritti di cittadinanza sono costituiti prima di tutto dai diritti non disponibili. Cosa sono i diritti non disponibili? Sono la proprietà. Io solo posso cedere la mia proprietà se me la viene a prendere qualcuno o a svalutarla, e la svalutazione è comunque una sottrazione di valore. Evidentemente ci deve essere uno scopo preciso e garantito dallo Stato, cioè la difesa o qualche intervento grosso, ma mai e poi mai questo esproprio di valore può essere fatto da un privato a suo vantaggio. L'altra questione non disponibile è la salute. Articolo 32 della Costituzione è chiarissimo. Lo Stato italiano garantisce la salute, integro anche la sicurezza, dei cittadini. Garantisce. Mica dice che cura i cittadini. Dice che deve garantire la salute. Questi diritti sono diritti non disponibili, miei. Miei, di ciascuno di noi. E se noi facciamo perno attorno a questi diritti, la battaglia è vincente, perché la democrazia non è che io ho un voto in più, comando io e gli altri stanno zitti. No, la democrazia è il riconoscimento reciproco dei diritti di ciascuno di noi. Questa è la carta della costituzionale da cui derivano poi le leggi. Tutto lì. È lì la chiave di volta di tutta la questione. Ogni volta che si affronta questo tipo di battaglia, ormai ne stiamo affrontando a livello nazionale, un putiferio, perché purtroppo è sempre una situazione così ricorrente, dove abbiamo degli imprenditori molto rapidi, molto veloci, molto furbi, abbiamo degli enti spesso e volentieri un po' disattenti e abbiamo delle cittadinanze, delle comunità che non sempre rispondono in maniera adeguata a queste situazioni. Poi dopo,
quando arrivano i disastri, si dice, oddio, occorre fare la prevenzione. Nel frattempo ci sono stati danni, nel frattempo sono stati morti, via dicendo. In questo caso il comitato è stato bravissimo perché è riuscito ad anticipare. Da anni sta tenendo bloccato lì la situazione. La politica, in questo caso, e forse anche in tanti altri casi, deve prendere esempio dai cittadini e dalle associazioni, dai movimenti che hanno portato avanti questa protesta, perché la politica effettivamente arrivò dopo, la cavalcò. Come i cittadini e fare i cittadini e sapere quali sono i loro diritti. San Benedetto deve ancora rivendicarlo, un ruolo guida nella gestione del suo territorio. E il ruolo guida non può averlo nessun governo. Il ruolo guida del territorio, come stabilisce la Costituzione, lo deve avere la città. E la città deve averlo rispettando i diritti dei cittadini. Se noi diciamo ai cittadini che queste cose si possono difendere, perché questo è la democrazia, questo è lo Stato italiano, o almeno dovrebbe essere, è evidente che le battaglie si vincono.